Partiamo dalle prime due partite, dalle due prestazioni soprattutto contro Siracusa e contro Bressano. In tutte e due le partite siete andati sotto, in tutte e due le partite però siete stati bravi a rientrare. Sì, direi che queste due partite sono state assolutamente buone, anche perché se vediamo la partita contro il Bressano, anche se stavamo sotto di 10, comunque non abbiamo mollato, abbiamo sempre dato il massimo. Infatti poi siamo rientrati in partita anche al 22-21. Poi alla fine abbiamo perso entrambe le partite, no, contro Siracusa di 5 e contro il Bressano di 6, che comunque direi sono buone prestazioni per le prime due partite in Serie A1. Com'è l'approccio con la Serie A Gold? Com'è il livello del campionato? Che cosa state notando come differenza rispetto alla passata stagione? Il livello è assolutamente maggiore, anche noi lo affrontiamo questo campionato in maniera diversa, perché sappiamo che noi non puntiamo solo alle vittorie in questo campionato, ma assolutamente solo alla nostra crescita, che noi cresciamo e che diamo sempre il massimo nelle partite e che noi proprio vogliamo affrontarci con questi giocatori di Serie 1 che siano anche già professionisti nel nostro confronto. C'è Cassano Magnago domenica, una squadra che corre tanto, una squadra che ha iniziato anche bene questo campionato, anche con giocatori importanti, su tutti naturalmente Giacomo Savini, uno dei centrali della nazionale. Che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita con molta corsa, molta seconda fase, è assolutamente una partita difficile, ma noi daremo il massimo e ce la diamo tutta.